Amore! E che cosa fate, Rosina? Ma che cosa fate? Il gattino aveva preso lo straccio. Andiamo, non perdiamo tempo. Ma che debba pensare a tutto io? Il commendator Casati ha già suonato 3 volte. Portatevi la colazione. Io al commendator Casati la colazione non gliela porto. Ogni mattina è la solita storia. Che cosa volete dire? Quello si fa portare la colazione in camera apposta per... Basta con queste insinuazioni. Voi farete come vi è stato ordinato. E non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. Presto, presto. La signora e la signorina Santoro, il signor Miramonti e il conte Bernabei sono già scesi. Gli servirete l'orologio. Il commendator Casati, ancora. Questi invitati credono di stare in un albergo. Via, 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 via. Grappe e frutti. Quante porcherie per il mattino. Lucia? Ubaldo e il signor Miramonti. Per la signorina Santoro e il conte Zoffoli, melone in ghiaccio e spremuta d'uva. Per la signora Santoro, succo di pomodoro. Per il duca di Martignano, burro e tosta. Per il signor Marchi, un tuorlo sbattuto e whisky. Come fa a ricordarsi di tutto? Ci si nasce? Sentite chi è che chiama. Questo per la signora Giulia, eh? E voi andate su in giardino. Ma non c'è Amalia al piano superiore, ma che diva pensare a tutto, tutto io. Avanti, avanti, non aver paura. Avanti, portamela qui la colazione. Ah, ma dunque hai proprio paura di me? No, commendatore, io non ho paura. Di là. Rosina, volete cercare la mia racchetta? Devo averla lasciata nel salone. Subito, signorina. E dite alla signorina Tommy che lo aspetto al tennis. Credo che dovrà aspettare parecchio, signorina. Perché? Cosa volete dire? Il signorino Tommy non è neanche rientrato questa notte. Lascia andare. A proposito, là sul tavolo c'è un telegramma da fare. Ah, oh, non ho dormito tutta la notte. Quanti pensieri. E questo, signora? Sì, lo darai ad Andrea. Oh, e gli dirai anche di mandarmi qualche cosa del suo fondo? Perché sono rimasta senza un soldo. Non hanno pagato nemmeno noi, signora. Anzi, il signor Andrea stamattina ha detto, ho dato fondo ai fondi. Ah sì, anche dello spirito. Sono scesi tutti? Sì, signora. Anche il duca di Martignano è sceso? Sì, signora. E ha chiesto della signorina Nennele. Ah sì? E Nennele non c'era. Ecco. Invece di star lì, si nasconde, si fa desiderare. Andate, Clementina, andate. Va bene, signora. Quinto, il primato, attraverso le fatiche di un torneo. Secondo, perché i bimbi hanno preteso a tutti i costi di giocare il 14 novembre, rendendo impossibile... Oh, basta, non mi seccare, non mi interessa. Una preparazione italiana di squadra. Ma nemmeno una preparazione di singoli eventi. Di Quarra, hai visto Nennele? Sì, mi pare di averla vista andare di là. Grazie. Allora lei ha voluto salire sulla macchina di Zoffoli. Ecco, ecco, sempre le solite malignità. Ma che cosa vi importa? No, mi è antipatica quella donna. Mi è antipatica quella donna, ragazzina. Niente. Si vergogni.
Ancora con i calzoncini corti. Corti? Questi sono Knickerbockers. Uff. Stupida. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. La figlia dov'è? È lì con Zoppoli. Ah, è molto carina vestita così. Sì, va a cavallo soltanto per questo. Ma come, Nennele, non sei contenta? Non mi sembra che ti faccia molto piacere. Oh, no. Perché non dovrei essere contenta? Vuoi che non mi faccia piacere conoscere tua madre? Nennele, vieni su un momento. Vengo subito. Scusa, Loretta? Che c'è? Guardi che Tommy non c'è. Bene. Ma c'è la sua racchetta. Se le basta. Come, non c'è che più? Mamma. Oh, Nennele. Leggi. Arriva la duchessa. Lo sapevo. Anche Camillo ha ricevuto ora un telegramma di sua madre. Ebbene, e tu te ne stai lì così? La duchessa viene per conoscerti. Ti stai per fidanzare con suo figlio. Ma che dici, mamma? Non c'è niente, proprio niente. Oh, proprio niente? Poi, io stessa non so neppure se... Ma cara, che brava simulatrice che sei. Mamma. Oh, beh, insomma, adesso è a te che devi interessare di riceverla bene. Bisogna pensare a prepararle la camera. Quale credi che sarebbe la migliore? Andava bene quella di Casati. La pregheremo di cederla, è così caro, Casati, così caro. E poi bisogna pensare a tante cose, ai fiori. Intanto io non ho nemmeno un soldo. Tu non ne hai. Io? No, mamma. Ecco, vostro padre che mi lascia così. Gli affari, sì, gli affari. Mamma, permette, signora. Clementina, hai detto ad Andrea di salire da me? Sì, signora, ma in questo momento il signor Andrea è occupato a preparare le colazioni sull'automobile. Diglielo pure al tuo principale, sospesi i pagamenti. Ma almeno qualche cosa degli arretrati, ce ne sono 5. Arretrati? Se anch'io potessi avere... Beh, meglio stare zitti. Ripassate fra qualche giorno e forse riscuoterete. Forse? Oh! Altro che 200 lire di fiori? Sì. Io devo avere ancora 2 mesi di stipendio arretrato. E poi l'altro giorno per il signorino ho pagato persino 2 copertoni. E poi olio, benzina, insomma non ti dico che nota. Ah, di un po', Vincenzo, senti un po'. Comandi, signorino. Cosa ti dovevo io? 2 copertoni? Sì, signore. Ah, ecco qua. Vieni. E poi? E poi un po' d'olio, un po' di benzina. Un po' d'olio, un po' di benzina. Quanto è? Avanti, su, cosa? 220 lire. 220 lire. Eccotene 250. Grazie, signorino. Anch'io, signorino. Devi avere qualche cosa tu pure? Sì, devo avere 250 lire per i fiori della signora Giulia. I fiori della signora Giulia. Cosa c'entro io con i fiori della signora Giulia? Beh, ecco qua. Grazie. E poi? E poi 300 cosa? Lire per i profumi che la signora... Ah, no, quelli te li farai pagare da mamma. Oh. Gli deve essere andata bene stanotte. Rosina, porta via questa roba. Tu prendi questo vaso. Sì. Vieni con me. Poi prenderemo anche questo. Buongiorno, signorina. Ciao, Rosina. Ah. Rosina. Comandi. Ti dovevo, ma... Ma lasci, ma non ti dovevo. Fretta. No, 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 aspetta. Ah. Tieni. Grazie. Se occorresse ancora. Ma che? Ho vinto stanotte. Anzi, conservamole tu queste. Non si sa mai. Sì, signore. Tommy! Buongiorno. Scusami, mamma. Hai vinto, eh? No. No, ho sentito, sai, ho sentito. A proposito, devo parlarti. Vieni, vieni un momento. Vieni, siedi. Ma cos'hai? Spero saprai la situazione complicata in cui mi trovo. Oh.
Non vorrai negarmi qualche cosa. Senti, mamma, proprio in questo momento ha pagato a Raffaele un tuo conto di fiori. Di fiori? Mm. Quali fiori? Ah, già, ma ora come faccio? Tante cose da mettere a posto, tante cose. Eccoti 500 lire. 500 fiori? Guarda quanti ce n'hai. Che cosa ci faccio? Oggi arriva la duchessa di Martignano. Capisci? Ah. Vuole conoscere Nennele. Si fa, caro mio. Si fa. Se riesco a questo, finite tutte le incertezze negli affari di tuo padre. Ah, finite. Ah, certo. Arriva il duca di Martignano senza una lira. In ogni modo, è un nome. Ora ti sembra pensiero da poco riceverla degnamente? E Nennele? Innamorata, innamoratissima, credo. Beh, eccoti altre 1000 lire, va? No, grazie. Se è per Nennele. Ah, hai visto come sei anche tu? Se è per Nennele. Non esistete che voi due in questa casa. Eravate piccoli così quando ho sposato vostro padre e già facevate i congiurati contro di me. Ma non dire questo. Ma... No, mi sento veramente infelice. Voi due così lontani da me, così indifferenti, e un marito che non ha pensato ad altro in tutta la vita che al suo lavoro. E mi lascia persino nelle ristrettezze, capisci? Si dimentica persino che io esista. Per lui non ci sono che gli affari, la borsa, i cambi. Allora, siamo d'accordo tutti quanti. Eh? Sì, va bene. Guardi, io mi rimetto completamente a lei. Per la villa di Santa Margherita lei accetti pure l'offerta del barone Savarino. Per la casa di Via Goito e le scuderie di Varese... Prima di far questo, prima di affogare così la sua proprietà... No, no, la prego, avvocato. Qui c'è tutto il resto, guardi. C'è la Satra, i Titoli del Ferro, la Radio Mundus, il Consorzio Lombardo, la Tirrenica dell'Elettricità, insomma, tutto. Io parto stasera. Noi ci vedremo ancora in giornata, però, eh? Arrivederci, Vitale. Arrivederci, Anne. Buongiorno, signor. No. Buongiorno, signor Giovanni. È impossibile, Vitale. Bisogna in ogni modo impedire un fatto simile. È da cretini rovinarsi così. L'onestà, la rettitudine, bella soddisfazione. Certa impressione leggere il proprio cognome in un frangente simile. Ma lei manderà una diffida, una rettifica per l'omonimia. No, mi sembrerebbe di tagliare anch'io la mia pietra contro mio zio. Non lo farò. Vengo subito! Poveretto. Non lo vedo da anni, mio zio. Lo vidi l'ultima volta per le sue seconde nozze. Proprio di lì cominciò la sua rovina. Ma quella moglie... Sì, lo so. E i figli? Pori ragazzi. Me li ricordo bambini, pochi anni di differenza. Lei, Irene, era una bambina bellissima. Anzi, mio padre mi diceva che arrossiva sempre quando la vedevo. E lui Tommaso. Tommy. Nenele, avanti. Ah, ti alzi adesso, eh? Cosa c'è? Gaspare, puoi andare. Bene, signor. Oh, un momento. Ma cos'è questo? Dove? Qui. Ah, è una macchiolina, ma non si vede. Ah, non si vede? No, non si vede. Del resto abbiamo provato tanto a smacchiarla, anche con la Lucia, ma proprio non va via. Ah, non va via? No. Dammi subito un'altra giacca. Subito, signorina. Ma come puoi pensare che possa mettere una giacca simile? Non me la far vedere più, eh? Va bene.
Te la regalo, anzi ti regalo tutto il vestito. Grazie, signorina. Oh. Nenne, ma che cos'hai con quella faccia? Volevo parlarti di papà. Ah, di papà. Non si riesce a sapere niente. Io ho paura che la situazione sia grave, Tommy, molto grave. Ma Nenne, ma tu immagini la miseria nera, la soffitta, le dame di carità che vengono a portare la coperta di lana per tutta la famiglia. Come sei ingenua. Io ho fiducia in papà. Quando un uomo ha maneggiato tanti milioni come nostro padre, qualche cosa resta sempre fra le dita. Ma sì, sì, anche la vita. Tutto. Tutto, ma se vi dico tutto. Ma non gli avete fatto capire che è la rovina, la rovina. Mi raccomando a voi, Gianni, a te, Riccardo, di cercare di fare tutto per impedire. Tu... Sì, cara. Se ricordo. Come puoi dubitarlo? Sì, sì, sì. Sì, farò tutto il possibile. Sì, preparerò tutto io. Vero io. Sì, stasera. Grazie, Riccardo. A stasera, allora. Sì, a proposito di smoking, eh? Sì. Arrivederci. Le 9:30. Presto, la camomilla della signora duchessa. Pronto, signor André. Presto, Lucia. E voi, portate via, via. Pronto? La camomilla della signora duchessa. Va bene. Presto. Presto, questa camomilla. Come vedete ho fatto presto. E Giovanni? Non è ancora venuto, mi raccomando, a voi, Gianni, Giulia. Mi raccomando. Dopoli ci ha fatto vedere in sala da pranto il suo ultimo quadro. Delizioso. Oh, quell'uva, quelle pere da mangiare. Ah, come siete cari. Scusate, devo presentare Gianni alla duchessa. Io credo che Giovanni sia stato mal consigliato. Tommy, scusa un momento, Maria. Cosa c'è? Se ti vieni un po' anche tu dalla duchessa, i doveri dell'ospitalità. Cosa c'hai qui? Cos'è? Rossetto. Sei riuscita subito molto simpatica, mia madre. Nero, certo. Vedi, Nennele? Oh. Io... È tornato papà. Lei è forse... Nennele Rosario. Ah, Irene. Sono Massimo. Ah. Non mi riconosce. Camillo di Martignano, mio cugino. Camillo! Oh, Tommy! È arrivato Massimo. Massimo? Nostro cugino. Oh, nostro cugino Massimo. Tommaso. Chi immaginava rivederti, è così dopo tanti anni. Ma quanti sono? 12, 13? Hai voluto farci una sorpresa? Già, ma sai, io non mi sono mai fermato in tanti anni. Lavori, sempre in giro, da un capo all'altro d'Italia e fuori, all'estero. Anni ed anni. Ma ora forse comincio a sentirmi la terra sotto i piedi, a fermarmi. E tu, che fai? Ah, io... il solito. Ma avremo tempo di parlarti e di vederci. Per adesso mi devi scusare, ma devo scappare. Buonasera. Ecco, lo vedi? Stai sempre lì ad aspettare il momento buono per svegliartela. Ma non è colpa mia. Io mi propongo sempre di non tornarci più. Ma tutte le notti, non so perché, mi restano sempre delle fisce in tasca. Bisogna pure che me le giochi, no? Male. E perché? Il gioco tra gente per bene esprime quel distacco del denaro che è il segno degli uomini superiori. Buonasera. Massimo, vieni. Sì. No, non li ho veduti. Come mi dispiace, duchessa, li mando subito a cercare. Lasciateli, sono giovani. Preferiscono girare al chiaro di luna. Oh, eccoli. Elena. Bene. Sono stati bravi. Sì, mamma. Non vi disturbate.
Vi accompagnano Nennele e Camillo. È arrivato Massimo. Massimo? Nostro cugino. Ah, Max. Che cosa vuole? Gli ho fatto cercare dappertutto. Ma dov'è Nennele? Nennele? Chissà, a che ora vuole essere svegliata domani mattina? Non occorre. Per addormentarmi mi ci vuole la camomilla. Ma per svegliarmi mi sveglio prima del sole. La vecchiaia. No, per carità. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Avvia papà! In città, sai, ho telefonato tutt'oggi per trovarlo, ma non ci sono riuscito. Poi ho saputo che sarebbe venuto qui stasera. E già, allora... ma non è ancora arrivato. Intanto ti farò subito dare una stanza, così potrai cambiarti questo vestito. Scusami, ma non ho portato altro. Sai, sono venuto così solo per parlare allo zio. Parlare con Giovanni. Hai scelto un bel momento, Max. Un bel momento. Eccolo. Giovanni. Giovanni. Max. Zio. Max ha voluto farci una sorpresa. Dice che deve parlarti. Sì, zio. Certo. Parleremo noi due. Vieni su da me. Giovanni, senti, ho saputo. Gianni ci ha detto. Gianni. Sì, è venuto qui. Ma come, ma tu non vorrai? Vai, vai. Buonasera. Buonasera. È stanco Giovanni, poveretto. Ah, gli affari, gli affari. Procurano la ricchezza, ma tolgono la pace. Lo capisco. Camillo, un nostro lontano parente, Max. Sì, ho già avuto il piacere. Oh, hai già conosciuto il duca. Ma degli altri amici non conoscerai certamente nessuno. Nennele ti presenterà. Non vi preoccupate per me. Tanto sapete, io sono un po' orso. Oh, orso. Un momento. Presati! Scusate, ve lo rubo alla vento. Perfetto. È arrivato. Sì. Vai. Vai pure. Scusa, devo parlarti. Come amico tuo e della tua famiglia. Per l'affezione che ho sempre dimostrato a tua moglie e ai tuoi figli, e a te anche, ho il dovere di impedire con tutte le mie forze l'esecuzione dei tuoi fatti e progetti. Ah. Ma è una follia. Ma è un suicidio. È una crudeltà quella che tu compi verso te e verso gli altri senza averne il diritto. È una cosa inumana. Vi cercavo. Casati già di sopra da Giovanni, andate anche voi, mi raccomando. Certo, certo. E anche voi qua, andate, siate mio amico. Ma sì, certo, ma state calma. Piacere. Anche lei è qui per il weekend. Come? Per il weekend.
Sì, ho capito. Ma no, sai, io... Oh, pardon. Giovanni, Giovanni, ma in tanti anni di vita commerciale non ho mai veduto un'intransigenza simile. Intransigenza? Ma il codice? Il codice? Ma il codice stesso ti dà il modo di salvare la proprietà. Almeno quello che occorre per assicurare la vita a tua moglie e ai tuoi figli. Ma certo. E poi abbiamo dei precedenti. Abbiamo il concordato Marescalchi. Abbiamo... Sermonetta. Sì, ma io mi chiamo Rosario. È questione di coscienza. Ma per carità. Perché capisci, Max? Giovanni non vuol comprendere, è fissato. Non capisci di quello che sta per fare. È una pazzia. Tanti anni. Ho preparato tutto. Farò l'impossibile. Max, vai anche tu da Giovanni. In fondo siamo parenti. Già, in fondo. Ci vado. Chi vince di voi? Di Massima se me l'ha detto Casati. Non è possibile. Vittorie. Vittorie? Se ti dico tutto, tutto capisci? È la rovina. No, dovranno vendere anche la vita. Direi che non domandano per la testa. Hai sentito? Che cosa? C'è. Ma si può sapere che cosa è successo? Ma niente, Lillo che dice di aver sentito dire... Che cosa ho sentito dire? Marchi diceva che devono vendere tutto quanto, sono in rovina. Anche la villa devono vendere. La villa, ma non chi? I Rosani, chi? I Rosani. Già. Cosa fate, ragazzi? Avete cessato di far musica? Stavamo pensando con Lauretta che cosa suonare. Ma io ho trovato. Che cosa? Questo è magnifico. Professione della villa di Brianza, atto di vendita del palazzo di via Manzoni, consorzio lombardo, atto di cessione delle azioni dell'anonima Satra. Non manca che la firma. Le date sono a posto. Ma sono false. Oh, false. Ma in fondo lei dispone di cose sue. Oggi come avrebbe potuto farlo se... Ma senta, Gianni, è inaudito, questo non è il modo di trattare gli affari. Poesia, poesia. Donna Giulia, non si riesce a nulla. Ho passato i tempi in cui per una cambiale in protesto ci si faceva saltare le cervella. Oggi il mondo è cambiato. Occorre una certa larghezza di vedute. E poi non sei solo. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ma pensa che saresti responsabile della rovina della tua famiglia. Ha ragione Casati. La rovina della tua famiglia. Oh, per me. Io non conto. Per te non ho mai contato. Ma per i tuoi figli, poveri figliuoli. Tommy, cosa farà Tommy? Che cosa farà? E Nennele? Povera ragazza, è tua figlia, infine. Io avevo fatto tanto per lei. Con voi posso parlare, siete tutti amici. Il fidanzamento col duca. Col duca di Martignano. Ma non capisci che va tutto a monte? Così innamorata di Camillo, povera figliuola. Giovanni, è la rovina, è la rovina. La rovina. Giulia. Ah, sei un pazzo. Ma in fondo ti si propone di fare quello che ognuno di noi farebbe. La tua assurda ostinazione è un'offesa per noi. Tu ritieni disonesto quello che io farei. Quello che loro farebbero. Quello che lui, ma tutti farebbero. Io no. Max. Adesso basta. Andatevene. Lasciatemi solo. È la rovina, è la rovina. Io divento pazzo. E gli invitati? Bisognerà mandarli via. Confessare che la villa non è più nostra, che non abbiamo più nulla. Sì. Oh, che vergogna, che vergogna. E la duchessa? Chi lo dirà alla duchessa? Io no, eh. Io no. Glielo dirò io.
ora sei troppo stanco. Parleremo domani. Vedremo insieme quello che si può fare. Non temere. Si ricomincia. Ma tu che cosa hai detto, Nennele? Niente, ho detto che avevo un impegno, ma lei ha capito. Sono stati dei momenti di vera tortura. Era diventata una situazione penosa. Io poi non posso assistere a queste scene, mi fa male. Già, ma del resto non era possibile venire via prima. Erano partiti già tutti, Santoro, Zoffoli, Bernadei. E poi queste gente che non rivedremo mai più. Gaspare! Ah, Nennele. Dov'è Gaspare? È mezz'ora che lo chiamo. Deve chiudere le valigie, non ha ancora finito di vestirmi. E non puoi vestirti da te. Eh sì. Io mi sono vestito da me stamattina alle 6. Ah, complimenti. Vieni, vieni, che ti aiuto io. Neppure il nodo della cravatta. Mm-hmm. Ecco, ed ora in poi, maggiordomo, domestica e cameriera, eccola qui. Oh, oh. Eccolo. Beato chi lo vede. Che chic col mio vestito. Se non sbaglio, c'era ancora da chiudere le mie valigie. Vado. Permesso? Se vuole avere la compiacenza. Vado, vado. Te la sei cavata con l'aria canzonatoria, ma del tu non gliel'hai dato, eh? Avevo paura che mi desse del tu anche lui. Ma per la casa hai notizie? Sì, ma telegrafata stamane il mio primo assistente. La casa è pronta. La casa di campagna, comoda. Due piani. Per terreno faremo l'ufficio. La pigione minima. Si capisce che per le spese dell'ufficio penterò io. Va? Benissimo. Grazie, signor. Oh, buongiorno, signora Lavlanche. Ci trova di partenza. Un lutto improvviso. Sì, sì. Ho saputo tutto dalla signora Altovini. Ah. Quindi comunque il vestito non mi serve più. Stavo appunto scrivendole. Mi dispiace se mi avesse avvertito qualche giorno prima, ma... E poi... C'è questo piccolo conto. Va bene, mi manderà tutto. Le spedirò subito l'indirizzo. Sono mortificata di dover insistere, ma non posso aspettare. Momento della partenza. 1700 lire per delle piccole riparazioni. Le do 1000 lire e si tiene l'abito. Oh no, signora, 1300 almeno. 1000 lire, non un soldo di più. Se tu sapessi quello che ho visto in casa mia dopo quello che è accaduto. Giulia, l'hai vista? Hai sentito le sue proposte? Cessione della villa, vendite clandestine, pasticci. E mio figlio è convinto forse che io tutto questo l'abbia già fatto e che il denaro da parte ci sia. Ma no. E non è per l'offesa che ha fatto a me, sai, che mi importa. Ma mi rivela il suo carattere e l'avvenire mi spaventa. Massimo, non ho autorità. Ho lavorato tutta la mia vita come un bruto, senza occuparmi d'altro. Credevo che arricchirli dovesse bastare. E invece li ho rovinati. E adesso? Mio padre mi ha lasciato senza un soldo a 14 anni. E gliene sono grato. Tu è un'altra cosa. Ma questa è gente che non sa resistere. Al primo soffio di vento. No, no, zio. Vedrai. Signorino, le racchette le porto nel baule? Ma no, ma che baule. Dai qua. Qui. Sotto le cinghie. Si debbono vedere, capisci? Vai, vai, vai. Faccio io. Tommy. Cosa c'è? Dammi 500 lire. Devo pagare un conto di 1000 lire, non ne ho che 500 sole. Solamente 500? Te lo giuro, non ne ho altre. Non so come fare. Sii buona, hai vinto 30.000 lire. Ho appena 20. Beh. Sono le ultime, però, eh. Bravo. Ah, non ho che biglietti da 1000, sai. Dammi il resto. Dai. Ah, no? Non mi fido. Prima il resto. Non posso, ora.
Ah, hai un biglietto da 1000 anche tu, eh? Sono le ultime, vuoi che rimanga senza un soldo? Ebbene, paga con quelli adesso, quando avrò cambiato ti darò le mie 500 lire. Parola? Parola di gentiluomo. Oh. Oh. Poi, attento, vada. Signor Giovanni. Lascia. Vai pure. Buongiorno. Quant'è quel conto? Oh, poco, una sciocchetta. Fai vedere. Ma t'ho detto, una sciocchetta. Fai vedere. Mille soltanto, sai. Ah, ho tagliato, ho fatto economia. Già. Ieri m'hai chiesto 300 lire per comperarti dei colori. Ti ho supplicato di non fare spese perché ho i denari contati. M'hai giurato di non avere più un centesimo. Ho pregato Tommy, ha fatto lui. Tommy? Vieni qua un momento. Vieni qua. Cosa c'è? Tu hai pagato 1000 lire? Ma io... Sei ricco anche tu, eh? Perché ho fatto male a pagare... No, hai fatto benissimo. Ma i denari che spende mia moglie, li ha avuti da me. Tu da me non li hai avuti. Io ho vinto al gioco. Lo sapevo. Dunque sono tuoi. E ti rimborso. No. Mentre io impazzivo per evitare il fallimento, tu passavi le notti nelle bische. Nelle bische? Al club. Hai vinto 30.000 lire in una sola notte. L'ho saputo la mattina dopo, proprio il giorno stesso che ho convocato i miei creditori. Oh, papà. Voglio che tu li prenda. Poveretto, bisogna compatirlo. Ha perduto la testa. Ma se dava retta ai miei consigli. Ah, certo. Oh, guarda, c'è quel denaro lì per te. Sai bene che non è mio. Va bene, lo prendo io. Vuol dire che non mi dovrai più le 500 lire. Ah. Oh, cosa credi? Lo metto da parte, sai? Oh, lo ritroverete al momento del bisogno. Ma sì. Adesso nessuno comprerà più la villa. Come? Credi? No, stai tranquilla. Molta gente vorrebbe abitare una casa maledetta da te. Però sei vendicativa. Non bisogna attaccarsi troppo alle cose terrene. No, non mi spaventa mica la povertà, sai. Povertà? Una vita diversa? E forse anche migliore. Li troverete bene, vedrai. Scusa. Ah. No, grazie. Sono contento che lo zio abbia deciso di condurre anche voi. Staremo vicini e ci vedremo spesso. Ci vedrò spesso a trovarvi. In fondo siamo cugini e non ci siamo mai visti. Ci conosceremo meglio, no? Signorina, la signora Lauri è scesa. Va bene. Scusa. Perdo i miei migliori amici. Oh, che desolazione. Oh, Nenè. Signora. Oh, cara, amore, piccola mia. Chi parte non avverte il distacco, ma chi resta non ha dormito in tutta la notte. Oh, cara Elena, come sei buona. Sì. Vedrai che magnifici posti, che bei paesaggi. Sì. Sì, se quest'altro anno andremo, dai,
dai, come si chiama? Niccoli Valdese. Ah sì, dai Niccoli Valdese, come ogni settembre, allora staremo lì vicini e verremo a trovarti. Oh Giulia. Lauretta. Oh Giulia. Vieni Lauretta. Ti accompagno. Signora. Oh, a lei dico una cosa sola. Cattivo. Padone. Buongiorno, Gemma. La signora Royer? Sono io. Lei è la professoressa d'inglese che mi manda l'ingegnere Osani? Sì, signora. Prego. Grazie. Suo figlio? Appunto. Ma lei è molto giovane. 24 anni, signora. L'ingegner Rosani mi aveva detto 30. Sta comodi. Grazie. Cominci pure la sua lezione. Grazie. Dunque, vediamo lei. Come si chiama lei? Gastone. Ma questo non ha importanza, signorina. Ecco, legga qui. I shall go hunting tomorrow morning. No, morning. Morning. Guardi, a questo può rispondere subito. Questa qui la passa in magazzino. Poi, Massimo, a questa ci penso io. Ciao. Sono venuto per salutarti. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Vai già via. È fatta stasera. Sei stato qui due giorni soli. Per forza. Che peccato. Oh, guarda, per quel preventivo lì del primo salto, mi hanno scritto anche stamattina, non sarà pronto che per domani. Ho già dato gli ordini, eh. Te lo mando poi io. Ma sì, sì, va bene, va bene. Ho una buona notizia da darti. Sì. Ho sistemato Tommy. Oh, bravo, oh, bravo. E dove? Vieni, scusa. Dunque, ieri sono andato alla miniera nord. Io ho parlato con l'ingegnere capo e mi ha detto che sono cominciati i lavori della galleria. Ah. Quindi Tommy può andare da domani. Il posto d'assistente per ora. Meno male, potrà cominciare a fare qualche cosa anche lui. Credo che quest'ozio forzato debba annoiarlo. E Nenele? È uscita per la lezione d'inglese. Ah, mm-hmm. Tutti al lavoro? Tutti, persino Giulia. No. Ma sì, con la sua pittura. È entrata nell'ambiente artistico, cosa vuoi? Dice che ha buone speranze di vendere qualche quadro. Sarà una grande risorsa per la casa. Ah, sì? Dunque, hai sentito? Da domattina si lavora. No, Massimo ha parlato con l'ingegnere, tutto è accomodato per te, eh? Ah, sì, grazie. E a che ora? Alle 7 di trovarti là. Alle 7? Neanche il tempo di farsi la barba. Che fretta. E poi vedi, domani è venerdì, eh? Né di venerdì né di Marte, non si sposa, non si parte, né si dà principi all'arte. Poi c'è sabato, sabato in inglese. Poi domenica. Beh, facciamo lunedì. Lunedì vado a lavorare. Il tono di quel cielo sembra che l'aria tremi. Oh, troppo buono. Che dovrei dire di voi? Voi siete un maestro. Ah, no. Potesse avere la vostra freschezza, la vostra sensibilità. Noi abbiamo troppo mestiere. Vedete, il mio amico è bravissimo, ma copia fedelmente quello che vede. È un fotografo. La vostra pittura, invece, è penetrazione dell'occulto. I vostri paesaggi volano. Tutte le cose hanno le ali. L'ho buttato giù di getto. Ero invasata.
Mirini! Buongiorno, ma ti ho già detto che mi chiamo Nannele io. Ah già, scusami. Non riesco ad abituarmi. No. Vuoi che ti accompagni? No, grazie. Preferisco andare a piedi. Sono stata seduta fino adesso dalla vedova. Ah, è andata bene la lezione? Oh, benissimo, tanto bene che non ci vado più. Ma come, perché? Ma sì, è insopportabile, un odore di cavoli da svenire. Gastone, il ragazzo, un cretino. La vedova che voleva le regole, le definizioni. Ma io ho imparato le lingue con le governanti, che ne so io, di grammatica, di regole, aggettivi, articoli. Mi sono accorta di essere un avvisto di ignoranza. Oh, Dio. Tu poi sei andato a dire che ho 30 anni. Ho dovuto invecchiarti perché la signora Rouillet avrebbe diffidato della tua giovane età. Ha paura che le seducano Gastone. Non so, poco fa era qua. Franco, è là l'ingegnere. Oh, eccolo qua. Però ci sarà meglio che torni domani, sai, io non posso restare in queste condizioni. Bisogna bene che vada a cambiarmi. Arrivederci a domani, ingegnere, arrivederci. Prego, prego. Scusi. Scusate, Bauer, voi che siete tanto gentile. Ho dimenticato l'ombrellino a casa. Vado a prenderlo, vado subito. No. Ma se mi mancate, l'universo svanisce. Le cose non hanno più voce né colore. E non mi confidano più nulla. No, Giulia. Non devo ascoltare le vostre parole. Ve l'ho già detto, non sono libera. Per il signor Rossani. C'è risposta.
Che c'è? C'è quella lettera lì per te. Va bene, va bene. Ma signore, mi ha detto di aspettare la risposta. No, 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 non c'è risposta. Puoi andare. Sai, è gente che ho conosciuto il mese scorso qui, in albergo. Sta ad indicare se questo è di genere maschile o femminile, singolare o plurale. Brava. Tommy, l'articolo può essere determinativo o indeterminativo, singolare o plurale. Ah. Hai capito? E per oggi la lezione la so. E allora sarai in grado di rispondere bene alle domande dell'allievo. Speriamo. So che è molto esigente. Un seccatore antipatico. Ecco il resto della spesa. Sono 32,50. La carne... Sì, va bene, adesso vedo io, vai pure. Carne, pane, vino. Questi li prendo ma io. Ma sei matto? Servono per la casa questi. Nennele, non ho nemmeno i soldi per le sigarette. Non hai più niente. Le ultime 1000 lire ieri sera. Ero tenuta a galla finora, ma ieri è stata una tale disdetta. Dalla Russa? Sì, ma non ci torno più. Ho ricevuto adesso l'invito per questa sera, guarda. Non ho neanche risposto. Tommy, perché non vuoi lavorare? È già il secondo lavoro che hai ricevuto. Domani potresti andarci a questo nuovo posto. Trovato da Massimo, sì, lo so. Il salvatore, il genietto tutelare della famiglia. Quello non può vederti un momento libero che ti trova subito un posto. Ha una fissazione. È diventata una vera agenzia di collocamento. Sì, ma bisogna lavorare. I soldi di papà non bastano. Vedi lui, poveretto. Dalla mattina alla sera, lì a quel tavolo. Ma per lui non è cambiato niente. Lavorava a Milano, lavora qui. Nessun seccatore. Aria buona. Vai a letto alle 9. Dormi. Tommy. Bisogna che lavoriamo anche noi per tirare avanti. Ma che credi che io mi diverta a studiare la grammatica? A ripetere tutto il giorno il temperino del mio maestro, il cappello della zia, l'ombrello del mio vicino. Prego, l'ombrello della signora. Come? Domando scusa, la signora mi ha mandato a cercare il suo ombrello dal sole. Marta, comandi? Dai al signore l'ombrello di mamma. Subito. Prego. Oh, grazie, buongiorno. Ma sì. E sono già varie volte. Dimentica sempre qualche cosa. Un tubo di colore, il pennello, l'ombrello. E manda sempre lui, si capisce. Il vecchio. Per rimanere soli. Tanto poi si venderanno i quadri, dice papà. In questa casa nessuno è al tuo posto. Papà non sa comandare come dovrebbe. Mamma, lo vedi. E tu? Stiamo uniti noi due almeno. Ho tanto bisogno che tu sia con me. Mi sento così abbandonata. Ma che c'è adesso? Mi sento così avvilita. Ma che hai? Su, nel nere. Ma certo che resteremo uniti noi. E lavorerai, Tommy? Ma sì, lavorerò. Me lo prometti? Oh, sì, te lo prometto. Lavorerò, vedrai. Tommy. Non li prendi i soldi per le sigarette? Nemmeno.
Sono pronte anche le lettere? Sì, eccole. Bene. Allora faccio anche queste. Eccoli gli appunti. Va bene. Trova difficile questo lavoro? Ah no, anzi. Beh, ha visto. Tutto sta ad abituarci. Abbiamo pescato finalmente, l'inafferrabile. Ah, ma adesso non ci sfuggirai più. Ma no, ma non è per sfuggirvi. Guarda che qui urge la tua presenza. Ho capito, un martire del lavoro. È irremovibile, dice che deve lavorare. Guardate qua. Ah, Tommy, siete diventato così cattivo. Ho tante cose da fare. Ah, sì, davvero. No, grazie, Olga, no. Impossibile, credetemi. Questa sera io vi aspetterò. No, non aspettatemi perché non verrò. Pronto? Pronto? Dov'è Tommy? In camera sua, sì. Oh, Massimo. Quando sei arrivato? Buongiorno. Come stai? Mi hanno scritto dalla segheria. Ah. Ci sei andato un giorno solo. E tuo padre crede che tu vada a lavorare. Non mi sento di fare il segretario di uno spaccalegna. Ma insomma, chi sei tu? Un principe del sangue? Oh, senti. Se per quei pochi soldi che dai a mio padre, facendolo lavorare dalla mattina alla sera, tu credi di avere il diritto di spadroneggiare qui dentro, sbagli! Io do a tuo padre quello che avrei dato a qualunque altro. Non sono un benefattore. Posso dunque parlare? E lo faccio per salvarti, per impedirti di scendere ancora più in basso. Ma cosa credi, che non lo sappia quale casa frequenti? La signora Orloff. Una donna rispettabilissima. Oh, certo. Fino all'anno scorso era sorvegliata dalla polizia. Dalla polizia politica, è dovuta fuggire dal suo paese. Già, dove si era arricchita facendo la tenutaria di case equivoche. Lo sapevi questo? Ti avverto che fai proprio tutto quello che occorre per indurmi a tornarci, casomai mi fosse passata la voglia. E poi perché ti preoccupi tanto di me? Ma cosa te ne importa? Tu non danneggi soltanto te stesso, ma la tua famiglia, tua sorella. Nennele, ti sta tanto a cuore Nennele. Ho molta stima di lei. E anche molta pietà. E perché pietà? Perché le tue relazioni non potranno certo giovarle. Potrebbero impedirle di trovare qualche buon partito. Ah, ecco il movente. Volevo ben dire io. Tanto zelo per la mia salute morale. Di, se io avessi deciso di sposare tua sorella, anche se tu fossi la peggiore canaglia di questa terra, la sposerei senz'altro. E se ti volesse? Ah, già. E se non ti volesse? Che figura ci farebbe la tua volontà? E non ti vorrà. Siamo di una razza diversa. Addio. Dicono che l'Orloff sia alla ricerca di un secondo marito. Dato che hai deciso di non lavorare, potresti farti sotto, è molto ricca. Oh. Papà, è un'idea. Massimo. Massimo. Ma buongiorno, Nenele. Buongiorno. Oh, zio. Buongiorno. Buongiorno. Sei in ritardo, eh? Ti aspettavamo ieri. Ho avuto molto da fare. Ma adesso mi tratterò qualche giorno. Sì, bravo, bravo. E di un po', quel tuo affare di Berlino, come va? Hm? Ah, quello è concluso. Anzi, fra 15 giorni dovrò tornarci per definire. Dovrai stabilirti a Berlino. Già. Ma potrei anche cedere l'appalto. Mi hanno fatto delle ottime offerte. Ma sai, non ho ancora deciso. Ah, siete qui, buongiorno. Oh, Max. Come va, zia? Quando sei arrivato? Poco fa. Ciao. Ciao. Oggi sono molto contenta di me. Faceva un freddo, ma c'era un'aria limpida, una luce, dei colori magnifici. Ora vi faccio vedere. Vedrai, Max. Sei fortunato, Massimo. Potrai vedere un quadro di mamma prima che il mercato internazionale lo porti via. Vediamo. Guardate questo cielo. Non sembra che l'aria tremi. Io è vero, trema.
Tremo. A proposito, Giovanni, questa sera Elmer Strill riceve nel suo studio. Ci vanno dei critici d'arte, dei commercianti di quadri. Elmer Strill ha tanto insistito. Mi vorrebbe presentare a Kenabier, il grande commerciante parigino che è qui di passaggio. Non ho potuto dire di no. Beh, ci andresti da sola? Diamo, in un ambiente d'artisti, che c'è di male? No, puoi farti accompagnare da Nennele. Io? Già, sono un'educanda, ho bisogno della sorvegliante. Mi deve accompagnare Nennele. No, Nennele non ci andrà. Cosa dici tu? Ti domando scusa, papà, ma tu non conosci... Cosa? Avanti, spiegati. Sì, quella non è una società... Da... Cosa vorresti dire? Non è una società rispettabile? È rispettabile la casa che frequenti tu, forse. E quale casa? Chi, Tommy? Non vai stasera a pranzo dall'Orloff? E chi è questa? È una bella... Non ho domandato a te. Chi è questa signora Orloff? Ehi, non rispondi? Ma non mi rispondete nessuno? Ma insomma, in casa mia dovrò essere il solo a non sapere mai niente? È una signora che conosco, una straniera. Mi ha invitato qualche volta. In fondo io sono un uomo. Per me è un'altra cosa. Ma basta, basta! Io lo facevo per vendere dei quadri. Per contribuire all'economia della casa. Vuol dire che non ci andrò, non ci andrò. E non se ne parli più. Tommy. È inutile. Ho perduto ancora una volta. E voi vi ostinate a voler giocare in società con me. È una donna che pensa troppo a voi. Non potete vincere. Sentite, Olga. Entrate un momento, Tommy, un momento. Venite. Giocate ancora questi, Tommy. No, Tommy, non siate cattivo. Giocate ancora questi. Nennele, io non posso più continuare questa vita. Credimi, ho fatto tutto il possibile per lavorare. Te l'avevo anche promesso. Ero piena di buona volontà, ma non ho saputo resistere. Lo so, hai durato un giorno solo. Ti stancava, ti umiliava. Come me alla prima lezione. Mi sembrava una cosa meschina, avvilente. Come sei buona. Mi fa pena sentirti parlare così. Lo credo. Faccio tanta pena a me stessa. Nennele, bisogna che a te dica tutto. Come una volta. Vuoi? Sì, Tommy. Devo del denaro ad una donna, capisci? No! Molti, non gliel'ho chiesti. Me le ho offerti, hai insistito, io perdevo, volevo rifarmi. Avrei dato 10 anni della mia vita per trovarmi. E li ho trovati lì, baci. Quanto devi? Inutile. Ma li domando a Massimo. Te li darei. Ma puoi ricominciare da capo. Tanto vale fare il tuffo una volta per sempre. Il tuffo? Non nell'acqua, sai. No. Hai creduto che parlassi di ammazzarmi? Non sono il tipo. Il tuffo nei milioni, me la sposi. No! Tommy! Oh, Tommy! Sposi quella donna. Se ti perdi,
è finita anche per me. Tommy! No, Tommy! Partiamo questa sera. Ti consiglio di non dire niente a papà. Inutile affliggerlo innanzitempo. Lo saprà cosa è fatto. Addio, Nennette. Dove vai? Là. Addio. Tommy. Povero Tommy. Tu non mi rivolgerai più la parola. Mi disprezzi. Non sai quello che dici. Addio. Addio. Questa sera alle 9. Sì, te lo prometto. Il canale di derivazione, la condotta forzata, il pozzo... Sì, vanno bene, però vorrei... E le opere maggiori fossero un po' isolate. Ma ce n'è qualcuna, per esempio, guarda, questa qui della centrale, è isolata, va bene? Sì, così, poi, perché... Guarda un attimo. Questa, qui è il... Sì, ecco, così, della, così. Sì, ma le complesse vanno bene. Poi fai tu, Oh, Nenele, sei già tornata. Signorina. Ma che Nabier vorrà vederti tutti prima di comprare. Vorrà scegliere. Oh, si fida di me. Diamoli il ghiacciaio. È quello del cipresso. È molto bello. Oppure un altro a sua scelta. Grazie. Hai sentito, Nennele? Ho venduto due studi. Ho piacere che tu lo sappia. Vado a prenderli e torno subito. La prego. Prego, signore. Ecco, li ho già incartati. Grazie. Ci vorrebbe un po' di spago. Andiamo, andiamo. Intanto l'accompagno. Oh, Max, cominciano i primi successi. Due quadri venduti. Ah, buonasera. Oh, Massimo. Che è? Mi fa schifo, schifo. Se vado a comprare due scorbi da quel tipo lì con un trucco. Ha capito, sai che era lui il compratore. Non ne posso più. Sapessi le idee che mi vengono in certi momenti. Che idee? Tutto via, tutto finito. Anche Tommy, sai. Tommy? Sposa quella donna. Bisogna impedirglielo. Ho cercato. Oramai è troppo tardi. E così crolla questa casa. Lo sfacelo. Tuo fratello non è tutta la casa. Oh, il resto. Mamma se ne va anche lei. Per un'altra strada. Ne ho visto, sai, oggi di cose. E tuo padre? Mio papà. Oh, vedi, vorrei inginocchiarmi davanti a lui per dimostrargli il bene che gli voglio, ma è troppo debole. No. Non ha energia. Tu sei mille volte più forte di lui. Bisogna che ti dica queste cose
Bisogna che tu le sappia, perché... perché resti tu solo a quel poveretto. Io solo? Vedi, ieri per un capriccio di mamma mi ha tolto il governo della casa per darlo a lei. Mi fa sorridere se ti racconto. Sono tanto lontana da questo. Ve l'ho tolto e non gli faccio rimprovero. Poi subito è venuto a scusarsi e a chiedermi che sorvegliassi ancora. E lo mettevo tanto in alto. So quello che guadagno. Da principio siamo andati giusti, giusti. Ma poi da un mese spendiamo troppo. Gliel'ho detto. Lui ha sorriso. Lo so. Mi vergogno pure io a raccontarti queste cose. Ma è la fine. È la fine. Vuoi essere mia moglie, Irene? Non accetto l'elemosina. Non vuoi? Tu non puoi volermi bene. No. Non è questo. Quando parti per Berlino? Presto. Forse stasera. Perché me lo domandi? Nulla. Così. Vai via. Ho bisogno di uscire, di camminare. Vuoi? Vuoi che scenda con te? No. Voglio essere solo. Vai via offeso. No. Tieni.
insomma. Nenè. 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 Gli altri. Se non gli devo sapere quello che è successo. Non mi domandare. Non mi domandare. No, 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 no. Tu me lo devi dire. L'ho fatto. Io te la comando. Perché? Forse Tommy. Anche Tommy è perduto. Sposa una cattiva donna. E dov'è adesso? Credo là, ma non so, non so. Oh, perdonami, papà, perdonami. Io ti lasciavo. Quando tu avevi bisogno di aiuto, ti conforto. E non pensavo più a te. Se ne va. Si disperdo. Stai qui con me, con me, senti, bisogna che ti confessi, bisogna che ti dica tutto, perché io pensavo male di te, e ti giudicavo male, mi sembrava che tu non avessi fatto abbastanza per noi, mi capisci, ma papà, ma non senti nulla di quello che ti dico. Sì. Senti. Avevi ragione. Non ho fatto abbastanza per voi. No. No. Non mi sentivo così sola. Mi sembrava che non avessi più nessuno. Mi perdoni, papà? No. Hai i polsi che ti battono. Vuoi che chiami mamma? No, non chiamare nessuno. Non ho bisogno di nulla. Sto bene. Ma tu hai freddo. Rientriamo. Un'automobile. Tommy, credevi? No. Nessuno. Non avrai più cattivi pensieri, vero? No. No. Non penserai più di lasciarmi? No.
tornato per me. È tornato per me. Nenè!